Ciao a tutti e bentornati alla Kokorozashi. Oggi siamo alla seconda parte dedicata all'argomento, al confronto tra arte marziale o sport da combattimento. Differenze, polemiche che solitamente vengono mosse uno verso l'altro, l'altro verso il primo, e invece quella che secondo me è la mia visione, la mia opinione. Vi lascio l'episodio precedente quassù e vi consiglio di andare a vederlo perché questo video è il proseguimento del discorso iniziato nel video precedente, diviso in due parti per non fare un unico video di un'ora, ma per fare piuttosto due video un po' più fruibili, un po' più leggeri. Iniziamo! Nel video precedente, oltre ad aver fatto una piccola introduzione dal punto di vista che possiamo definire, tra virgolette, storico, grandi linee, tra sport da combattimento e arti marziali, come le due cose in realtà si alimentano vicendevolmente da sempre, siamo arrivati al punto in cui vi ho un po' espresso la mia opinione, cioè di come sia necessaria una sportivizzazione, fissando alcuni parametri per mantenere intatta l'efficacia, oltre a mantenere lo spirito educativo. E ho concluso con una piccola frecciata, dalla quale oggi voglio ripartire, ovvero una frecciata che ho fatto nei confronti dei puristi, di quelli che si ritengono marzialisti a tutto tondo e che ripudiano il concetto di sport da combattimento considerandolo inferiore e che spesso si nascondono dietro a questa presunta letalità delle arti marziali per non mettersi a confronto. Ecco, oggi io riprenderò da questo punto qui e nello specifico inizierò per quanto concerne in realtà il karate, che è quello che più mi compete, perché il mondo del karate c'è molto da dire e purtroppo si sente molto questa presa di posizione del karate come arte marziale superiore agli sport da combattimento, anche se poi tutti sappiamo che il modo più diffuso di praticare prevede una regolamentazione del combattimento che non risulta essere propriamente efficace. Molti puristi del karate non sopportano l'idea delle MMA. Proprio è un argomento tabù. Oddio, che schifo le MMA. È solo rissa. Non c'è nulla di arte, non c'è nulla di tecnicamente ricercato. Non è assolutamente vero. Oppure che si perdono ad ammirare bunkai, cioè applicazioni tecniche di forme, di cose che non stanno né in cielo né in terra. Però, secondo me, queste persone sono in totale contraddizione di quella che è la natura stessa e vera del karate e della sua storia, in quanto il karate storicamente è un nome contenitore e dal punto di vista proprio della sua formazione, prima che venisse chiamato karate, è una disciplina o più discipline che hanno di fatto attinto a qualsiasi altra tecnica proveniente da altre discipline marziali e che si è trovata a essere alla portata degli Okinawensi, cioè del popolo di Okinawa, e che venisse considerata in qualche modo utile ai fini del combattimento. Sostanzialmente, dal punto di vista originale del concetto di karate inteso come disciplina del combattimento dell'isola di Okinawa, tutto è karate. Quindi andiamo per un attimo a dimenticare tutte le distinzioni in scuole, sottoscuole, ramificazioni, regolamenti, specializzazioni, ma se andiamo proprio all'origine del concetto della disciplina di combattimento di Okinawa, tutto è karate, tutto quello che arriva e con il quale io come cultore del combattimento entro in contatto e che ritengo possa essere utile ai miei scopi, ho tutto il diritto, no, di apprenderlo e di inserirlo in quello che è la mia pratica. E insegnarlo successivamente, quindi qualcosa di molto vivo e sicuramente di non stagnante e che preclude l'ingresso, l'evoluzione, l'ingresso di nuove tecniche o l'evoluzione di quelle presenti. Quindi sostanzialmente
Tutto è karate ed è proprio per questo motivo che sotto al termine karate esistono una moltitudine di interpretazioni diverse che hanno dato vita ad altrettanti stili a seconda dell'approccio adottato all'interno dello scontro. Adesso dirò una cosa che ai puristi darà un sacco fastidio, ma il karate è probabilmente la forma più antica di MMA che esiste. E al giorno d'oggi, parlando proprio di MMA, il karate può contare su dei fighter che all'interno dei vari circuiti sono anche stati riconosciuti come i più formidabili della storia. Per esempio, se andiamo a parlare di nomi, andiamo a tirare fuori un po' di nomi, sono pochi questi fighter, non sono tantissimi, cominciano ad essere un po' di più, però non so, nomi già citati in altri video e ormai anche di fighter ritirati, tipo Lyoto Machida, tipo Georges St-Pierre, oppure di fighter attualmente attivi come Wonderboy Thompson, oppure della ribalta che sta avendo Jiří Prochazka, che si fa proprio portavoce dello spirito del Budo e che ha avuto un tra l'altro un percorso marziale abbastanza strano perché parte da sport da combattimento per poi convertirsi completamente al karate e vabbè, potrei farci un video a riguardo proprio perché è una cosa recente che ha a che fare con il mondo delle arti marziali e sarebbe il caso di prendere questo trend. Però ho tante di quelle idee che non so quando lo farò e probabilmente quando lo farò il trend sarà già passato. Ma tornando a noi, appunto, il karate può contare su tutta una serie di fighter che vengono veramente considerati formidabili e incredibili, che vengono riconosciuti appunto in questo modo all'interno di circuiti importantissimi, il più importante in questo caso l'UFC, ma ce ne sono anche altri circuiti che non hanno niente da invidiare dall'UFC e che hanno dei fighter orientati allo striking che provengono dal karate, che sono decisamente forti, decisamente competenti. Il problema è che questo modo di praticare karate, cioè il modo di praticare karate a pieno contatto, o poco regolamentato, o con più regole, ma comunque a pieno contatto, è veramente una nicchia. Siamo veramente pochissimi rispetto a tutto l'altro mondo del karate, ovvero quello che pratica senza contatto, però continuano ad affermare che loro fanno a contatto, probabilmente perché non hanno idea di cosa vuol dire salire su un ring e prendere colpi. Però a me fanno veramente girare le scatole quando questi dicono: eh sì, perché io faccio karate sportivo, ma guarda che i colpi arrivano, ma guarda che i colpi ci sono, e poi vedi gli incontri e basta vedere, cioè, cosa vuol dire fare a contatto all'interno di uno sport con il KO e di quello che fanno loro, insomma, vabbè. Ma questo per dire che siamo una nicchia e questo modo di praticare viene chiamato Kakuto Karate o Jisen Karate, di cui fa parte chiaramente anche il karate Kokorozashi che insegno presso la mia scuola. Il modo di praticare con questo approccio è veramente, come dire, esiguo, sono veramente in pochi rispetto alla totalità. E anche se si parla tante volte di un karate sportivizzato, dove ormai ci sono delle regole, a prescindere se queste regole siano molto restrittive o più restrittive, pur mantenendo il contatto, e anche se parliamo di altri sport da combattimento che nascono solo come sport e che non hanno la pretesa di avere pretesa, insomma, come se fosse qualcosa di superiore il fatto di avere collegamenti con un'arte marziale, che non hanno la pretesa o comunque che non possono dirsi collegate con un'arte marziale e quindi sono sport da combattimento che nascono fini a se stessi. Vuole proprio vedere se uno sport da combattimento che pratica a contatto non riesca a mettere in grado il praticante di riuscire a difendersi in un contesto dove le regole non ci sono. In un caso di un combattimento vero e proprio. Chiaramente se poi si parla di difesa personale subentrano mille altri aspetti, che sono quello legale, quello legato alla prevenzione, al riconoscimento di comportamenti pericolosi e di contesti pericolosi, per evitare lo scontro, ma se ci fermiamo dal punto di vista puramente pratico, voglio vedere chi ha il coraggio di affermare che il praticante di uno sport a combattimento a contatto, qualsiasi questo sia, non abbia gli strumenti per riuscire
a difendersi o aumentare le proprie probabilità di difesa in un contesto non regolamentato. Quindi ecco, questi puristi, questi che si chiamano puristi delle arti marziali o karateka di vecchia scuola, duri e puri, e tra l'altro, vabbè, questo non c'entra niente, ma ve lo racconto perché mi ha fatto un sacco ridere. C'era, tra l'altro, si parlava su Facebook in un gruppo di tecniche di solito inutilizzate, che non vengono praticate nel karate sportivo e che invece sono molto efficaci, di cui non bisogna perdere la loro pratica. E c'era anche un video in cui sì, c'erano delle tecniche di gomito, per esempio, applicate all'interno di una dimostrazione, però era una dimostrazione, il modo in cui venivano eseguite chiaramente non potevano funzionare in un combattimento realistico o semirealistico, anche se appunto erano tecniche non, solitamente non presenti all'interno del regolamento sportivo del karate, come appunto colpi di gomito, ginocchiate e quant'altro. E chi scriveva questo post diceva: ah sì, perché non bisogna dimenticare queste tecniche, perché sono importanti, perché altrimenti si perde la vera purezza del karate. Vabbè. E insomma, sono intervenuto, ho preso coraggio, non lo faccio mai di solito perché sto lontano da queste cose su Facebook, e ho semplicemente linkato il video di Nasty Karate Rebels in cui parlo dei colpi di palmo e all'interno di una sequenza introduco anche una testata, vi lascio il video qua sopra. Il tipo mi risponde comunque entusiasta del video, dopo che lo ha visto, e dove voglio arrivare alla questione di antichità, di purismo, che quando mi ha comunque detto: ok, è bello il video, grazie per averlo condiviso, OSS, ha scritto OSS. Io non è che sono andato a correggerlo, capirete, però ho risposto, siccome quando nel mondo del karate o nel mondo degli sport da combattimento di matrice giapponese uno chiama l'OSS, bisogna rispondere con OSS, solo che l'ho scritto con OSU. E questo mi ha corretto invece dicendomi che no, che lui scrive os con due s finali perché lui usa il saluto antico. Questa cosa mi ha fatto un sacco ridere perché non è antico, semplicemente è sbagliato. E il fatto che negli anni 70 qui si utilizzasse scrivere OSS perché si andava a ricalcare quella che è la pronuncia e non quello che invece è la trascrizione dei caratteri, non significa che sia giusto. E questi puristi, tante volte appunto, se la prendono con legati a queste idee ormai superate e con questi concetti ormai di chiusura mentale in scuole, stili e sottostili, non rendendosi conto che questo approccio va totalmente contro quello che è lo spirito del karate. I praticanti di karate che si definiscono puristi dovrebbero essere loro per primi a incoraggiare e ammirare situazioni sportive come il K1, la Muay Thai, l'MMA, dove il karate si mette in gioco o dove altre arti marziali trasformate in sport si mettono in gioco per confrontarsi. E dove queste si rendono conto di dover integrare con alcune cosine prese qua e là per essere più competitive, anche questo fa parte dello spirito del karate. Inoltre, molti di questi che sono contro al karate a contatto, che addirittura tante volte non viene nemmeno considerato karate, chiamano in causa la questione educativa, cioè che il fatto di fare a contatto è violento e diseducativo. Allora io non capisco per quale motivo, nello judo, dove i bambini imparano fin dalla tenera età a proiettarsi e schiantarsi al suolo, questa cosa non è vista come violenta. Mentre darsi un calcio, prendersi a calcio e darsi qualche pugno, nonostante tutte le protezioni, nonostante all'interno degli allenamenti comunque non si faccia KO, ma ci sia un modo di confrontarsi e di fare sparring, quello che viene chiamato Sonkei Kumite, molto rispettoso, questo non sia tollerabile. Tante volte questi puristi del karate denigrano chi fa a contatto anche per questo motivo. È diseducativo, sviluppa la violenza. E non è assolutamente vero. Perché, anzi, la pratica del contatto, anche da parte dei bambini,
permette di apprendere il rispetto nei confronti dell'altra persona, comprendone quali sono i limiti propri e del mio compagno. Così come capita all'interno di sport di lotta, come lo judo che ho appena chiamato in causa. Fare a contatto, anche da bambini, dal punto di vista educativo, ci mette di fronte alle nostre carenze, perché di fatto ci sbattiamo letteralmente contro, sbatto la faccia contro il pugno dell'altro, che per quanto sia tirato piano, l'ho preso e mi rendo conto che se non voglio prenderlo, qualcosa devo cambiare. E per quanto io possa cambiare, qualche pugno lo prenderò. Comunque, il punto è evitare di prendere quelli più pesanti e rischiare di farsi male se un domani devo combattere sul serio o salire sul ring per un confronto. Inoltre, permette fare a contatto, oltre ad essere educativo da questo punto di vista, permette di impostare gli allenamenti in modo proficuo, spingendo il miglioramento sia personale sia prendendomi cura del mio compagno, perché spingo al miglioramento me stesso durante l'allenamento, perché se voglio essere più efficace devo mettermi sotto e di conseguenza devo fare i conti con i colpi che l'altro mi tira, e spingo a mia volta l'altro mio compagno a fare altrettanto, e quindi miglioriamo tutti, pur senza ammazzandosi di botte, perché usiamo tutte le protezioni dovute e avendo rispetto per quanto riguarda la forza d'impatto dei colpi, oppure il fermarsi per tempo per quanto riguarda fase di lotta o altre situazioni tipo sottomissioni prima di arrivare a fare il danno. Poi l'incidente capita, un giorno torno a casa con un occhio nero oppure con un livido su una gamba, ma non è niente, in fondo in qualsiasi sport si rischia l'incidente. E anzi, negli sport a combattimento a pieno contatto, la quantità di incidenti è decisamente inferiore rispetto agli sport dove il contatto non c'è. Anche negli sport a combattimento dove il contatto non c'è, gli incidenti sono molto di più di quelli dove il contatto c'è. Oppure negli sport dove non si parla di combattimento e comunque gli incidenti ce ne sono un'infinità, molti di più, se non nei contesti in cui mi metto su un paio di guanti, un caschetto, perché già so che i colpi arrivano, so quello che mi aspetta e a cosa fare attenzione. Piuttosto che giocare a calcio, uno mi entra in scivolata a gamba tesa sulla caviglia, che non è permesso, ma lo si fa lo stesso, oppure colpi di gomito o altre cose quando l'arbitro non vede, e torno a casa con le ginocchia rotte, le caviglie spezzate, senza denti e quant'altro, neanche fossi stato a combattere in un incontro di bare knuckle contro un campione e io amatore al primo mese di pratica. Ecco quindi che il mio compagno di allenamento e il contatto, la competizione sportiva, il confronto diventano tutti strumenti di auto-miglioramento. Quindi, dal mio punto di vista, l'arte marziale non esclude lo sport da combattimento. Il punto è il modo in cui l'arte marziale e lo sport vengono praticati e lo spirito che vogliamo loro imprimere. E adesso parliamo un po' dello spirito che vogliamo imprimere per restare nella marzialità, pur confrontandoci in modo semirealistico in uno sport. Ciò non toglie che arti marziali e sport da combattimento storicamente vanno a braccetto e tutt'oggi, se vogliamo mantenere intatta l'efficacia dell'arte marziale, bisogna sportivizzarsi e continuare ad andare a braccetto con lo sport, mantenendo magari un occhio di riguardo su quello che è l'aspetto filosofico dell'arte marziale e di come questa si è collegata a certi valori nel momento in cui la pratica bellica ha dovuto fare i conti con l'essere accettata civilmente per poter convivere in contesti di pace o in contesti più tranquilli e civili. Parlando proprio di karate e spirito marziale, abbiamo che il karate ha adottato, si è fuso con quelli che sono i principi del Bushido giapponese. E questi principi sono stati adottati dal karate verso la fine dell'Ottocento, primi del Novecento, ed essi derivano direttamente dagli scritti filosofici del samurai. Ciò che distingue principalmente lo spirito del Bushido dai moderni valori che ci sono all'interno dello sport e che lo sport si prefigge di promuovere è il rapporto intrinseco della marzialità
con la morte. Questo perché se noi andiamo a prendere in mano la carta, lo statuto dello sportivo, la carta dei valori sportivi che viene promulgata dal CONI e dalle varie federazioni sportive, a prescindere dallo sport di cui stiamo parlando, non per forza di sport da combattimento, ma se parliamo di sport in generale, di quali sono i valori dello sport sociali ed educativi, molti di questi sono gli stessi che possiamo ritrovare all'interno di un'arte marziale collegata ad un sistema filosofico. Ma nessuno di questi sport, anche andando a chiamare in causa gli sport da combattimento, ha questo collegamento intrinseco con la morte. Elemento di cui spesso ci dimentichiamo e che in realtà è importantissimo nella nostra esistenza, per dare senso alla nostra esistenza, per chiederci che diavolo ci facciamo qua, e che è nonché possibile conseguenza principale nel momento in cui si parla di marzialità e salgo su un campo di battaglia o se combatto alla morte. Quindi il sistema di valori che le arti marziali portano avanti, nonostante molti di questi valori siano tranquillamente rapportabili a quelli che sono i valori sportivi, hanno questa differenza principale, ovvero il loro rapporto intrinseco con la propria morte. Il rapporto che ha la marzialità con la morte deriva direttamente dall'esperienza sul campo di battaglia e il Bushido arriva quasi al punto di venerarla la morte. A riguardo, un testo che vi consiglio di leggere è L'Hagakure, che è il testo di Miyamoto Tsunemoto. Spero di aver ricordato correttamente il nome. Comunque, altro testo che è lì in libreria, ve lo recupero. Eccolo qui. Miracolosamente il nome l'ho detto giusto, me lo ricordavo giusto. Yamamoto Tsunetomo, o Tsunemoto, ho detto prima. Ok, comunque è Yamamoto Tsunetomo. E in questo libretto qua, la morte viene chiamata in causa tantissimo e continuamente. Oppure, questa, ok, faccio lo sborone adesso, questa è la versione in giapponese del libro dei Cinque Anelli, che mi è stata regalata da un'amica che è stata in Giappone e mi ha portato proprio questa versione in originale del testo di Miyamoto Musashi, o anche la versione in italiano chiaramente, ma qui in video devo fare il figo, devo mostrarvi la versione di cui vado orgoglioso, ovvero quella in lingua originale, in giapponese originale, del Gorin no Sho. Comunque, ecco, tornando al nostro discorso, la morte permea la pratica marziale, permea quello che è il concetto di guerriero all'interno dello spirito del Bushido, al punto tale che il Bushido arriva quasi a venerare la morte, che fa il giro fino a diventare praticamente un modo per esaltare la vita stessa. La vita stessa viene esaltata, dando quindi tantissima importanza al modo in cui questa va vissuta, in modo da viverla in modo etico, in modo pieno, denso, in modo costruttivo, nella speranza di arrivare, di poter arrivare in modo sereno al giorno del trapasso che ci attende tutti. Molti di questi aspetti filosofici li possiamo ritrovare anche in sistemi filosofici occidentali. E da questo punto di vista, parlando di filosofia occidentale, chi ha parlato tantissimo della morte è Seneca, che con le sue lettere a Lucilio affronta in molti testi, in molte parti delle sue lettere, l'argomento della morte. E vi assicuro che è quasi sconcertante alcune volte il modo in cui ne parla. Perché si può fare un parallelismo praticamente diretto con quello che è il concetto della morte per il Bushido dei samurai. Lettera a Lucilio di Seneca, ce l'ho lì in libreria, non ve lo tiro fuori anche quello, anche perché sono una collezione di libri di filosofia occidentale dove sono tutti uguali le coste, le copertine, quindi diventerei scemo a leggere tutti i titoli, perché è meno individuabile rispetto a libri come questi che hanno una loro copertina, una loro costa più colorata e specifica che salta magari all'occhio. Però
Però ecco, vi consiglio caldamente di leggere Seneca. Chi di voi è un praticante di arti marziali, ma non dimenticarci che anche in Occidente abbiamo tante cose, anzi, spesso va a finire che si fa un po' i giapponinchia, no? Si va a esaltare tutto quello che viene dall'Oriente, mitizzandolo, senza guardare quello che c'è in casa. Ad ogni modo, questa esaltazione della morte, che diventa una venerazione a sua volta della vita, o meglio, la venerazione della morte che diventa esaltazione della vita, possiamo tranquillamente ribaltare i due concetti, e che è presente all'interno della marzialità, presente all'interno della filosofia del Bushi, del guerriero, imbocca una via per cercare di vivere bene la propria vita. Quello che dal punto di vista educativo, filosofico delle arti marziali, viene identificato come il Do, cioè la via. E quindi karate, do, ju, do, eccetera, eccetera, eccetera. Dove questi valori trascendono la pratica stessa. E in alcune discipline, in alcune arti marziali, addirittura è così importante questo aspetto che la parte pratica perde di valore, di interesse, viene relegata a una pura attività fisica o qualcosa di collaterale. Ho praticato in modo, anche quello in modo filosofico e non da un punto di vista pratico per ottenere una reale efficacia. E anche in questo non c'è niente di sbagliato. Il punto è essere sinceri con se stessi e avere idee chiare su quello che si fa. Siamo quindi giunti alla fine di questa seconda parte e alla fine della trattazione di questo argomento e andiamo a tirare le somme di quella che è la mia opinione della relazione fra questi due mondi, tra arte marziale e sport da combattimento. Per quanto mi riguarda, sono due mondi che possono tranquillamente andare a braccetto e possono alimentarsi a vicenda in modo molto costruttivo. Pertanto, parlando di karate, nulla vieta di praticare un karate che sia a pieno contatto, che sia sportivo, regolamentato, efficace anche in contesti non sportivi, proprio in virtù della pratica non collaborativa che ricerca il KO, e che al tempo stesso porti in seno i principi della filosofia tipicamente marziale che forniscono un pensiero, un modo di pensare più dedicato alla propria esistenza, al modo di vivere la mia vita, in collegamento a quello che sarà la fine della mia vita, alla morte, oltre a tutti i valori di rispetto, costanza e quant'altro che possiamo trovare anche in quelli che sono i valori di educazione dello sport. Quindi, secondo me, bisognerebbe cercare di orientare la pratica marziale, rendendosi conto che il confronto sportivo semirealistico è necessario per mantenere vivo lo spirito marziale, e lo spirito marziale diventa necessario per far sì che la pratica sportiva resti virtuosa e non sfoci verso deformazioni di altro tipo. Uno sport che sia reale, ma permeato da spirito marziale. Bene, se questa trattazione vi è piaciuta, se la condividete e volete farmelo sapere, o se volete aggiungere qualcos'altro, fatelo pure nei commenti. E se in generale io vi ho intrattenuto con questi due video da mezz'ora ciascuno, per cortesia mettete un like, iscrivetevi al canale, che all'algoritmo di YouTube fa bene sapere che vi è piaciuto e che avete apprezzato quello che ho condiviso con voi, e chiaramente aiuta anche me a continuare ad essere motivato e ad attrarre un po' di soddisfazione in questa condivisione che ho con voi, e quindi portarvi argomenti sempre meglio sviluppati, sempre più approfonditi, che siano più leggeri o più impegnati, non è importante, ma comunque sempre di qualità. Quindi mi raccomando, lasciate un like, commentate e iscrivetevi anche appunto per fare comunità, avere un confronto su questo tema qui sotto. Per cortesia, qui sotto e non su Facebook, sotto al link del video se vi capita di trovarlo. Fatelo qui su YouTube, ci sono i commenti apposta. Detto questo, non dimenticate che la forza di volontà attraversa anche le rocce.